E grande DJ, Go DJ, il DJ svedese Avicii, penso all'anagrafe Tim Bergling, da also known, anche famoso come Tim Berg o Auschwin, e un ragazzotto svedese che fa il DJ e che ha avuto la fortuna di sfondare con questa canzone, di cui facciamo qualche commento così giusto tra amici per passare il tempo e per puntare il dito su Levels. Levels, che è una delle canzoni che più sta facendo sfracelli, non solo nel settore dance, perché questa è dance, ma anche nel settore proprio dei video musicali su YouTube e anche va forte ovviamente su iTunes. Ci sono anche dei podcast, vedo su iTunes, a suo nome, e proprio dedicati a questa canzone Levels che ha sfondato e che presenta al suo interno anche la bellissima voce proprio di Etta James, che ci ha lasciato qualche settimana fa. E questa è uno stile che mi ricorda, per esempio, un genere fusion jazz dei Saint Germain, è un gruppo che consiglio per chi ama la fusion e anche la dance, che proprio inserivano, per esempio, Alabama Song, è una canzone proprio che somiglia molto a questa, ma scritta ovviamente 15-20 anni fa, sulla registrata, e dei Saint Germain, un gruppo francese jazz fusion, e appunto contiene questa voce gospel blues di Etta James del 1962, dei Campioni, e lui li ha mischiati e hanno avuto una bella atmosfera, mi piacciono tantissimo queste contaminazioni blues all'interno di musica dance moderna e di musica tecnologicamente che non ha nulla a che fare con queste origini appunto gospel e blues. Però ci stanno bene, cozzano bene insieme, più che cozzano si vanno a fondere, no? Si sente il basso e la cassa e il basso e il piatto, no? Del tipico dell'house, della dance, della techno, mischiati con questa voce di altri tempi, degli anni 60, blues, no? Dall'Africa, e quindi c'è una fusione tra tecnologia e se, diciamo anche purezza della natura del blues, perché comunque il blues si rifà all'Africa, alla semplicità e allo stesso tempo tristezza del blues, no? Che deriva non mi viene il termine, no? Della selvaggezza, come dite? Non mi viene questo, devo andare a studiare l'italiano, perché a volte le parole non seguono ciò che è la percezione e il concetto che uno vuole esprimere. Non mi vengono le parole, però mi vengono le parole, e su questa canzone, che appunto è di questo DJ e che sta facendo sfracelli anche sul nostro tubo, su YouTube, composta e prodotta per la prima volta, cioè diciamo pubblicata a fine ottobre, però sta avendo il boom, credo anche adesso. Bello anche la parte strumentale, no? E quindi Go DJ, e complimenti, stai salendo di livello, che dico, di livello, di levels. E quindi ciao a tutti, al prossimo commento su queste canzoncine. E per chi non la conosce, scesse. Congiuntivo AVCII Levels YouTube. Yes, I speak in English. Yes.